Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo un esercizio semplicissimo che ti può portare grandi vantaggi nella nuotata a stile libero. Io sono Maya e pratico nuoto a livello agonistico. Qui sul canale aiuto atleti come me a perfezionare il feeling con l'acqua e a migliorare le proprie prestazioni. Ora iniziamo col video. L'esercizio che ti propongo oggi è la chiave per saper trasformare la forza che noi abbiamo fuori dall'acqua al movimento in acqua. Si può essere in grado infatti di sollevare 80 kg di panca piana ma non riuscire a trasferire questa forza nella nuotata. Questo perché nell'acqua, che è un elemento molto più denso rispetto all'aria, l'efficacia del gesto è ancora più importante rispetto alla forza che si imprime. Il nostro obiettivo è quindi quello di riuscire a trasferire tutta la forza che applichiamo nell'avanzamento. E l'esercizio di oggi serve proprio a questo. Possiamo scomporre la nuotata nelle sue diverse parti e andare a concentrarci solo sul movimento delle nostre braccia. Per aiutarci in questo possiamo utilizzare un pull buoy o un attrezzo simile, in modo da non porre attenzione alle gambe. L'esercizio di cui sto parlando è quello delle remate e consiste nello scomporre la bracciata in tre diverse fasi. La prima fase è la presa, quindi la mano prende l'acqua. La seconda, la trazione, quindi l'acqua che abbiamo preso con la prima parte viene spinta verso il dietro, e la spinta, quindi fino a quando la mano non esce all'altezza della coscia. L'esercizio consiste quindi in effettuare queste tre diverse fasi della nuotata in maniera separata e poi solo alla fine riunire questi elementi nella nuotata completa. Quando si effettua la prima fase, quindi quella della presa, la mano si deve agganciare all'acqua. Il movimento parte dalla punta delle dita che vanno verso il basso, poi sono seguite dalla mano e dal polso e il gomito rimane alto. Alla fine della fase di presa la mano viene riportata verso il pelo dell'acqua molto lentamente e il movimento va eseguito prima con il braccio destro e poi col braccio sinistro. La seconda fase della remata è quindi la spinta. All'interno della bracciata è il momento principale che ti porta ad avanzare, ma è inutile se prima noi non abbiamo agganciato l'acqua. Nell'esercizio la posizione di partenza, il gomito alto, la mano in basso con la punta delle dita verso il fondo. A questo punto spingiamo con il tronco l'acqua verso il dietro. Quello che potete immaginarvi non è che la mano e il braccio vanno verso il dietro, ma è più efficace pensare che la mano e il braccio si sono ancorati all'acqua e, come se ci fosse una maniglia, afferriamo questa maniglia e ci spostiamo in avanti, quindi il nostro corpo va in avanti e la mano rimane ancorata dove l'avevamo messa. Ovviamente poi nella realtà non può succedere così, perché la mano un po' scivolerà verso il dietro, però intuitivamente ti aiuta a tenere l'angolo tra l'avambraccio e il dorso aperto e il gomito alto, cosa che ti fa aumentare molto di più la superficie di spinta, piuttosto che tenere il gomito basso e l'angolo tra l'avambraccio e il busto chiuso. La terza e ultima fase delle remate è la chiusura. Il muscolo che viene principalmente coinvolto è quello del tricipite e la fase consiste nella distensione dell'avambraccio tenendo il gomito fermo. È molto importante che questa fase venga effettuata con la mano rivolta verso i piedi e non verso il pelo dell'acqua. Quindi, se noi rivolgiamo il palmo della mano verso la superficie dell'acqua, andiamo a spingere l'acqua verso l'alto invece che verso i nostri piedi e questo non ci porta ad avanzare, ma solamente ad abbassare il bacino. Dopo esserci esercitati nella scomposizione del movimento in queste tre fasi, la presa, la trazione e la spinta, è importante trasferire questo movimento all'interno della nuotata completa. Tenendo una nuotata fluida e continua,
sentire che la pressione sul nostro avambraccio è continua dall'inizio fino alla chiusura. L'esercizio di oggi era molto semplice, ma porterà grandissimi vantaggi alla vostra nuotata, soprattutto per quanto riguarda la sensibilità del vostro corpo in acqua. Vi ringrazio per il supporto che mi state dimostrando e se avete qualche curiosità o qualche argomento che vi preme, non esitate a scrivermelo nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio.